i tirapietre. Attenti, potremmo colpire anche te. Lo abbiamo al telefono. Buonasera, ingegnere. Buonasera, sindaco di Cardito. Buonasera a tutti. Buonasera. Sindaco, buonasera, sono Luca Cirillo. La prima cosa che mi viene da chiederle è innanzitutto il suo stato d'animo, perché il primo cittadino di una città che finisce poi sotto i riflettori per un fatto di cronaca simile, secondo me vive una situazione non semplice. Quindi qual è il primo messaggio che si può dare a chi ci ascolta? Cioè, innanzitutto tutta la comunità, partendo da me, siamo ancora sotto shock, perché un episodio del genere non aveva neanche idea che potesse succedere un fatto del genere a Cardito. Noi siamo una comunità piccola, ci siamo 24.000 abitanti, ma abbiamo un'alta densità, il territorio è piccolissimo e ci conosciamo l'uno con l'altro, e mai potevamo immaginare che potesse succedere un evento del genere. Lei appena ha preso la notizia, che cosa ha provato? Stupore, sono corso immediatamente sul posto per cercare di capire che cosa potevamo fare eventualmente. È stato uno sgomento, un fulmine a ciel sereno. Mi ha chiamato il mio comandante della polizia locale, mi ha riferito della notizia e immediatamente mi sono recato sul posto. Sindaco, sui social naturalmente c'è un via vai di commenti anche abbastanza feroci nei confronti del presunto assassino, ma anche nei riguardi della madre del piccolo. Cosa si può dire in questi momenti per evitare che si faccia poi la corsa al mostro? E soprattutto io leggo dei commenti agghiaccianti nei riguardi della madre. Guardi, i commenti oggi ormai sui social tutti quanti si mettono, scrivono quello che pensano. Io penso che ogni situazione deve essere vissuta, bisogna comprendere e bisogna capirla. Certamente questo episodio che è successo c'è poco da capire, perché la rabbia è grande, lo sgomento è per tutti, e so solo che effettivamente purtroppo questo oggi non c'è più un bambino di 8 anni che ieri, quando mi recai, di 7 anni, quando mi recai sul posto, non ho avuto la forza e il coraggio di vederlo assolutamente, perché non ce l'ho fatta, e dico che rispetto al padre, quello che ha fatto è un atto. Io conoscevo bene la mamma di questo ragazzo, che purtroppo anche lei ha avuto dei problemi ed è stato in cura presso i servizi sociali, stava in carico da noi fino al 2012, poi dopo è stata residente, si è spostata come comune, abita in un altro comune, un comune a fianco al nostro. Ho chiesto anche a scuola, eventualmente, se per caso, perché questo bambino non frequentava la scuola di Cardito, ma è stato iscritto da noi perché loro sono venuti ad abitare a settembre di quest'anno. I bambini hanno fatto esattamente 12 giorni di scuola, compreso il sabato e la domenica, dal 12 al 24 di settembre, e poi sono stati trasferiti dai genitori alla scuola di Crispano, sempre dove aveva la residenza questo Tony. Quindi è un caso che noi non abbiamo mai seguito come ci iscritti sociali, non avevamo proprio contezza della questione. Signor Sindaco, che cosa, ecco, a questo punto, insomma, si è parlato di Cardito, quindi probabilmente questa è una cosa di cui probabilmente se ne farà carico il Comune di Cardito. Questa bambina, che tra l'altro, ecco, il bambino è morto, ma c'è una bambina ricoverata in ospedale al Santo Bono, e il primario del Santo Bono ha detto che in tanti anni di carriera lui non ha mai visto uno scempio simile su una bambina. Che cosa il Comune di Cardito, lei in prima persona, e diciamo il Comune di Cardito, farà per questa bambina? Che cosa potrà fare? Ecco, affidarla ai servizi sociali, perché voglio dire, è una situazione molto, io anche a livello psicologico, una bambina che ha subito una violenza di questo tipo, che ha visto il fratellino morire sotto i colpi. Mi sembra che la bambina non sia al corrente della morte del fratello. Guardi, ne sono due le bambine. Sì. La bambina Noemi, che è stata ricoverata, che sta in ospedale, stamattina mi sono recato personalmente in ospedale per accertarmi delle condizioni di salute della bambina, mentre invece per la più piccola l'abbiamo già stata messa in una struttura protetta e abbiamo mandato gli assistenti sociali. Quello che faremo tutto quello che la legge, tutto quello che lo Stato e il diritto ci consente per questi due bambini. Già hanno sofferto tanto, e io ho detto, c'è qualcuno, Cardito sarà la sua famiglia. Non avete idea dei messaggi di solidarietà della nostra comunità, persone comuni che mi incontravano per strada, e tutti quanti dobbiamo stare vicino. Che cosa posso fare, sindaco, per questa famiglia? Ma una grande movimentazione che, ma vi dico, un fatto, questo l'ho detto anche a qualcun altro, questi sono episodi che a volte uno li vede in TV,
ma quando le provi sulla propria pelle non ne abbiamo idea. Guardate, ieri, ma ancora tuttora oggi, siamo tutti quanti sotto shock. Ma questo è fuori discussione, immagino che sia proprio così. Signor Sindaco, ma avete contattato la madre? No, la madre no, perché non abbiamo notizie. Mm. Quello che abbiamo contattato sono stati solamente i bambini minori. Mm-hmm. La mamma non sappiamo nulla. Ma come si può superare questa ferita, diciamo, per una comunità così piccola? Perché non sarà facile, diciamo. Ma, guardi, qui sicuramente un servizio di assistenza da parte di psicologi, e non so effettivamente adesso che cosa diranno i professionisti. Certo. Del settore, è proprio quello là che fa questo. Sindaco, devo dare avanti tutti gli strumenti che possibili e immaginabili. Sindaco, per concludere, volevo chiederle cosa pensa di dire agli organi di stampa per evitare che poi si faccia di Cardito un teatro dell'orrore. Guardi, se qualcuno ipotizza che Cardito sia il teatro dell'errore, sta fuori pista. Cardito è una città stupenda, formata da tanti cittadini del bene. Questo è un fatto che è capitato, non si sa neanche il perché, ma certamente la nostra comunità non c'entra assolutamente con questo tipo di azioni. E poi, per concludere, davvero il rischio che poi si possa sfociare nel razzismo, vista le origini del presunto assassino, è davvero, guardi, dietro l'angolo, no? Perdonate, ma questo ragazzo è il padre di origine marocchina, ma lui è nato qui, certo. È vissuto qui, lui è un cardinese. Perciò dicevo. Non di razzismo, episodi di razzismo, invece vedo altri tipi di episodi. Il problema è che famiglie indigenti che vivono purtroppo, che hanno, certo, diverse problematiche, e la famiglia dove ha vissuto questo Tony le aveva. Allora, è vero, però questo sicuramente non giustifica questi tipi di atti, chiaro, anzi, chiaro. Sicuramente, assolutamente. Signor Sindaco, però... noi continui. Prego. No, stavo dicendo, per questo motivo sicuramente la comunità cardinese sta soffrendo, e a volte è meglio il silenzio che rispetto a tante parole che vengono dette così, ma solo per parlare. Certo. Ma... purtroppo quello oggi è il momento della sofferenza, e bisogna agire nei confronti dei due bambini, perché già hanno sofferto tanto e dobbiamo dare una vita migliore a loro adesso. Sicuramente, speriamo di risentirla dandoci delle notizie buone per la bambina e anche per l'altra, che insomma fortunatamente pare non abbia assistito a questo scempio. No. Grazie allora, signor Sindaco, noi la ringraziamo di essere stato con noi questa sera.